gentile pubblico di Radio Italiana in Florida di Spazio Tesla, un benvenuto sui nostri canali. E naturalmente, Fabrizio, buona giornata a te, che sei di giorno nella tua bellissima Florida. Grazie, ciao a tutti. Ciao Ciao, con noi Laura, e a tutti. questa sera abbiamo un personaggio, come dicevano nelle interviste del periodo del Covid, le abbiamo nominate così. Abbiamo veramente una persona autorevole che ci aiuterà a capire tante cose legate a questa piaga del XXI secolo. Diamo subito il benvenuto al dottor Luigi Cavan. Buonasera, dottore. Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Saluti a tutti. Grazie a lei, dottore, grazie per la sua grandissima disponibilità in un momento topico particolare. Allora, Fabrizio, io direi, se sei d'accordo, do un brevissimo scorcio alla figura del dottor Cavanna, che è diventato un personaggio già molto famoso nella nostra città di Piacenza, ma ormai morto. Il dottor Cavanna, dovete pensare che è comunque direttore, una volta si chiamava primario, comunque del Dipartimento di Oncoematologia dell'azienda ospedaliera di Piacenza, dell'ospedale Guglielmo da Saliceto, e direttore dell'unità operativa di oncologia medica del nosocomio di Piacenza. Ha un passato molto interessante, dottore. Il suo curriculum è incredibile perché ha fatto ricerche cliniche da oltre 25 anni, partecipando attivamente a degli studi clinici nel settore dei linfomi, delle neoplasie dell'apparato gastrointestinale e polmonare della mammella e lo studio del dolore oncologico. Quindi lei ha un'esperienza veramente che arriva da molto lontano. Ha frequentato a scopo di studio l'Hospital Saint-Louis di Parigi. E ha lavorato a Stoccolma, al Cancer Center di Yale, nel Connecticut, cioè voglio dire, è stato a Houston, e poi ha introdotto per la prima volta nell'ospedale di Piacenza il trapianto di midollo delle cellule staminali di tipo autologo nel 1999. E quindi voglio dire, è un'eccellenza per la medicina italiana lei. E ultimamente, mi permetta se lo dico, è stato anche insignito di un'onorificenza l'11 luglio del 2020, proprio in occasione dell'avvento della pandemia del Covid, alla Piazza del Viminale, in occasione del 168esimo anniversario del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Lei è stato insignito dal Premier Giuseppe Conte in qualità di poliziotto. Ad honorem per quanto riguarda un'attività molto particolare di cui andremo a parlare. Quindi abbiamo fatto in pochi minuti, abbiamo cercato di dare un profilo della sua figura, che ultimamente direi che è messa molto veramente a prova da una piaga che sembra ancora tornando alla carica, quella del Covid-19. Cosa ci dice in merito a tutto questo preambolo che abbiamo fatto? Come si sente in questo momento? Ma come dicevamo prima, Covid-19 è una pandemia, è veramente una tragedia per tutto il mondo e noi parliamo del mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti, abbiamo davvero tante persone malate e tante persone morte. È qualcosa che ci è arrivato addosso, fra capo e collo. Inaspettatamente, quel venerdì 21 febbraio, il primo caso, così l'epicentro occidentale è stato a Codogno, che è molto vicino alla nostra città, sono pochi minuti di auto, e da lì poi è stato qualcosa di devastante. Nei giorni successivi, gli ultimi giorni di febbraio, i primi di marzo, a Piacenza, che è una città del nord dell'Italia, Emilia Romagna, ma molto vicino alla Lombardia, Piacenza, siamo stati in un certo senso come travolti da un'onda d'urto disastrosa. Io ricordo e ho davanti agli occhi davvero al pronto soccorso
tantissimi malati, malati che occupavano ogni spazio, ogni piccolo anfratto, ogni studio, ero occupato da malati, vi erano i tubi dell'ossigeno che portavano ossigeno a questa povera gente e c'erano le ambulanze in fila che non riuscivano a scaricare i malati. Ho contato fino a 3, 4, 5 ambulanze ferme che aspettavano di scaricare i malati ed era veramente qualcosa di apocalittico. E da lì abbiamo così pensato, perché ogni giorno arrivavano sempre più malati e bisognava aprire nuovi spazi e pian piano le chirurgie venivano svuotate dai malati che erano esoperati e venivano occupati da malati Covid. Le sale operatorie venivano trasformate in rianimazione. Si aveva l'impressione, o meglio, io avevo l'impressione, ma anche i miei colleghi, che come sarebbe stato il giorno dopo. Andavamo a casa la sera con l'incertezza del domani, ed era un bollettino di guerra. La notte erano decine e decine e decine i malati che arrivavano, le TAC che continuavano a funzionare giorno e notte. E uscivano sempre con dei referti che potevano essere fotocopia, broncopolmonite bilaterale, interstiziale e i malati che non respiravano. Era veramente qualcosa che è difficile descrivere a parole. Quindi ci si è detti: ma perché? Ecco, un'osservazione che questi malati tutti avevano una storia, tutti i malati che arrivavano all'ospedale avevano una storia di 7, 10, 15 giorni di febbre, tosse, dispnea a casa. Quindi Covid, prima osservazione, non è un evento acuto come l'infarto, l'ictus, che mentre io sto parlando posso star male, è comunque una malattia infettiva che lasciava un tempo di intervento. E da lì si è deciso di formare delle squadre per andare a domicilio, non solo per visitare, ma anche per lasciare direttamente i farmaci. Allora, con l'organizzazione era questa: una macchina, due persone, medico, infermiere, partiva con un'attrezzatura caratterizzata da un ecografo portatile, il necessario per i tamponi, il necessario anche per esami di sangue, si lasciava un saturimetro direttamente al paziente e c'era un piccolo pacchettino, un piccolo kit di farmaci già pronto a base di idrossiclorochina, un antivirale, cortisone ed eparina sottocute. Fatta diagnosi con l'ecografia della polmonite, anche in attesa del tampone, senza ancora la risposta, si lasciava direttamente la cura che veniva iniziata subito e poi il paziente veniva osservato in remoto dall'ospedale, veniva chiamato 3 volte al giorno per sapere se mangiava, se beveva, se assumeva i farmaci, com'era la saturazione, e in questo modo, con una sorta di telemedicina, veniva controllato. E la maggior parte dei pazienti, dopo 2, 3 giorni, avevano un miglioramento. Contemporaneamente, noi abbiamo iniziato queste uscite verso il 9 marzo. Contemporaneamente il Ministero e poi le Regioni hanno emanato un'organizzazione delle cosiddette USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziale. Quindi abbiamo avuto anche, diciamo, un avallo istituzionale e sul territorio di Piacenza sono state diverse le squadre che sono partite. Però, ecco, la nostra caratteristica del Piacentino è che queste unità andavano a casa, ma muniti di mezzi diagnostici e soprattutto muniti di farmaci. In questo modo abbiamo sicuramente limitato la curva e ridotto la curva dei pazienti che erano al pronto soccorso e ridotto sicuramente anche il numero di pazienti che andavano in rianimazione. Devo dire che personalmente, insieme al caposala Cremona, abbiamo seguito circa un 300 pazienti con sospetto o accertato Covid. Di questi nessuno è deceduto, e secondo me è veramente un dato molto importante. I ricoveri meno del 5% e i malati ricoverati sono tutti tornati a casa, e di questi veramente possiamo essere tutti felici. Questo è un dato bellissimo. Fabrizio, tu avevi una domanda, mi sembra, che mi avevi anticipato da Io oggi. quello che volevo sapere è che tanto ringrazio il dottor Cavanna per
per aver aiutato molti italiani, perché io vivo in Florida, però il mio cuore vive in tutta Italia, quindi tutti gli italiani che sono stati salvati, sicuramente io mi aggiungo alle persone, insomma, per ringraziarlo. Però io quello che volevo sapere se era una cosa consentita in quel periodo lì, oppure è stata un po' una presa di coscienza di responsabilità personale, proprio per il giuramento di Ippocrate avete deciso di fare così. Ecco, intanto grazie per la domanda perché mi permette di chiarire un punto. Allora, i malati in ospedale ricevevano fondamentalmente due, a parte l'ossigeno, le flebo, ma due farmaci, idrossiclorochina e un antivirale, il Relzosta. Abbiamo con la direzione sanitaria avuto l'autorizzazione di fare lo stesso trattamento a domicilio. E la regione Emilia-Romagna, la nostra regione, ha emanato una linea guida che autorizzava questo trattamento. Era un trattamento, diciamo, off-label della idrosclerochina, ma era del tutto autorizzato. In più, le linee guida della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, della sezione Lombardia, aveva messo proprio questo trattamento nelle loro linee guida. Quindi noi nei mesi di marzo, aprile e fine a fine maggio eravamo, diciamo, estremamente autorizzati a tali trattamenti. Anzi, per evitare da un lato di sprecare farmaci e per evitare dall'altro di dare un sovraccarico di farmaci, lasciavamo le compresse di idrossiclorochina e altri antivirali contate al paziente. Vi era la dose di carico di 2 più 2 compresse il primo giorno e 2 compresse al giorno per gli altri 6 giorni. Erano proprio contate in modo di evitare che il malato ne assumesse di più, evitare anche di sprecare farmaci. Ma era tutto autorizzato. Ecco, ma perché se non so adesso chi è che vi doveva autorizzare, non vi autorizzava, voi dovevate fare come tutti gli altri medici, quindi avere purtroppo i risultati di tutti gli altri medici? Cioè, è così che funziona? Ma io il punto è che la problematica dei limiti dei farmaci è avvenuta a fine maggio con una pubblicazione sull'Lancet, che è una rivista molto autorevole, di una ricerca che diceva che questi farmaci possono essere tossici, però questa ricerca venne retracted, ritirata proprio dagli stessi autori, ma l'OMS, sulla base di questa ricerca, che poi è stata ritrattata, ritirata, aveva intanto bloccato l'uso di questi farmaci. E Lancet ha ritirato la ricerca, l'OMS non ha ritirato la sua limitazione, ma nel frattempo eravamo ai primi di giugno, e ai primi di giugno non avevamo più il problema di curare i malati Covid, o comunque si erano ridotti quasi a un lumicino, erano pochissimi. Quindi per noi medici pratici abbiamo fatto una considerazione, dire, per fortuna che è arrivata, nella sfortuna è arrivata ora questa limitazione. E intanto abbiamo detto, lavoriamo molto per pubblicare le nostre ricerche e convincere l'OMS a cambiare idea. E però così non è stato, noi abbiamo lavorato, ma OMS non ha cambiato la propria idea. Sì, certo. E state facendo una raccolta firme per questo, per l'AIFA? Nel nostro paese stiamo facendo una raccolta firme e mi è arrivato un report che anche François, anche i francesi hanno ripreso questa raccolta firme italiana, dagli italiani, e credo che si stiano muovendo in questa direzione anche loro, perché OMS è un'istituzione sovranazionale, quindi che condiziona poi i singoli paesi, le singole autorità regolatorie. Forse per questo che Trump è uscito e ha detto basta, io non vi seguo più. Ecco, però dobbiamo fare un'osservazione che
Mentre noi ritiriamo questi farmaci, la Cina l'ha messo nelle proprie linee guida, perché la Cina ha messo la clorochina nelle proprie linee guida. Quindi ci sono tanti punti oscuri e OMS, almeno credo di non dire una cosa sacrilega, ma so che il direttore di OMS, il presidente, è abbastanza vicino ai cinesi. Quindi da un lato si bloccano i farmaci, e lo stesso farmaco la Cina lo mette nella linea guida. Questa è una contraddizione che non va diciamo, sottaciuta. No, assolutamente. Tra l'altro non è una persona molto, non voglio entrare in polemica, non voglio neanche far politica, ma non è una persona molto specchiata, il direttore dell'OMS, quindi non lo so. Sì. Manager, su questo però ci sarebbe da Sì. aprire una Mi puntata sembra, a parte. Eh? Alberto, mi sembra che presto faremo una trasmissione con un ex magistrato proprio su questo Esatto, argomento. perché adesso a questo punto bisogna veramente mettere in campo anche quelli che sono titolati e che hanno fatto delle indagini. Abbiamo appunto avuto la riprova di quello che è successo proprio con qualche magistrato di nostra conoscenza. Prego, Laura, tu avevi una domanda? Sì, no, Perché... volevo fare queste domande che sono un po' emerse dal gruppo dei nostri amici medici, soprattutto i medici di base, alla luce di quello che adesso appunto sta succedendo, quindi questa seconda ondata, quindi questa dinamica che sembra almeno così apparentemente ripetersi quasi uguale a quella di marzo e aprile, ma alla luce poi delle esperienze fatte anche da lei, dottor Cavanna, cosa si può dire adesso ad un medico di base? Quali potrebbero essere le terapie che ha a disposizione? Ma ora come ora purtroppo davvero siamo molto limitati. Cioè, ne parliamo assieme e l'altro giorno è uscito un report di OMS che addirittura evidenziava come il Remdesivir, che è un farmaco utilizzato in ospedale antivirale, e OMS diceva ma anche questo farmaco è inefficace in Covid. Quindi un medico che è chiamato sul territorio, almeno nella realtà di Piacenza, può attivare l'USCA, e questo viene fatto con molte volte al giorno. L'USCA può almeno fare l'ecografia al polmone e valutare se il malato può essere curato a casa, ma non avendo il farmaco capostipite della cura che abbiamo sempre utilizzato. E possiamo dire che non abbiamo tante armi a disposizione, perché anche nel dubbio di polmonite si possono usare certi antibiotici che hanno anche un effetto antivirale, come l'azitromicina, che ha un effetto per la polmonite interstiziale, o il cortisone. Tuttavia, siamo sicuramente limitati. Anche la stessa eparina andrebbe utilizzata in base alle normative vigenti se vi è un'alterazione del sangue, se vi è un'alterazione, quindi dovremmo prima fare un esame del sangue. Quindi ora come ora abbiamo limiti nella strategia di cura a domicilio, limiti proprio messi dalle normative vigenti di AIFA, non possiamo negarlo. Che viene per fortuna il nostro soccorso è che mentre vi è tantissimo molti malati contagiati, molti malati positivi, vi sono rispetto alla primavera molti meno malati sintomatici, e questo per fortuna ci dà un po' di respiro, altrimenti sarebbe un dramma nel dramma. Bene, quindi se questi medici volessero comunque di loro libero arbitrio usare l'idrossiclorochina adesso, in quale rischio deontologico correrebbero, secondo lei? E guardi, se proprio io mi sono diciamo stampato ciò che dice AIFA, e credo che la data sia il 26 o il 29 maggio, dice l'idrossiclorochina viene, non uso questa parola, ma il significato è questo, viene vietata per il trattamento di Covid. Quindi il problema è che se un medico lo prescrive e poi un paziente ha un minimo effetto collaterale, e beh, è un guaio grosso. E quindi, oltre che deontologico, è anche un problema grosso medico-legale, Medico legale. perché
Davvero siamo in forte difficoltà. Abbiamo le mani legate, insomma. Fabrizio, Sì. Fabrizio. No, infatti anch'io stavo pensando che quindi se io dovessi fare il dottore e poi non posso decidere io che cura fare, perché tanto io comunque sono responsabile. Se il paziente mi muore perché io ho sbagliato, io comunque ce l'ho sulla mia coscienza. E poi mi mandino in galera, allora magari sarebbe meglio che studio e poi non mi iscrivo alla, come si chiama lì, all'associazione dei medici, così posso fare quello che voglio. Non so come funziona, quindi sto cercando di capire. Cioè, un dottore non è libero di fare, non ha libero arbitrio, non può fare quello che vuole, deve seguire le linee guida. Ma guardi, le linee guida sono importanti, però attenzione, rischiamo, sa qual è il rischio che si sta correndo oggi nella società moderna e segnatamente come ce lo insegna? Stiamo rischiando che le linee guida diventino il fine del nostro agire, non il mezzo. La linea guida deve essere il mezzo per curare meglio la gente, non il fine. Che se la dottoressa di Codogno che ha fatto il tampone avesse applicato le linee guida non avrebbe mai fatto il tampone. Mi spiego? Perché quel paziente non aveva le caratteristiche delle linee guida per fare il tampone. Quindi c'è dentro tutto in questo. È un esempio. L'altra cosa che devo dire è che un trattamento farmacologico nella vita di tutti i giorni pensiamo, facciamo mente locale e pensiamo ai nostri conoscenti che poi vivono in Florida o in Lombardia o in Emilia, che hanno più di 60 anni, quanti farmaci assumono? Molte persone assumono per la pressione, per il diabete, per il colesterolo, per la circolazione. Ora, ma nessuno è andato a vedere le linee guida di questi farmaci. Ora, che un farmaco dato 2 pastiglie al giorno per 7 giorni venga così stigmatizzato e bloccato, mi pone più di un interrogativo scientifico, etico, sociale. Veramente sarà il futuro a darci risposta, ma noi dobbiamo agire oggi perché la gente va salvata oggi, ma il futuro ci darà risposta. Guarda, Fabrizio, io mi prendo, visto che non sono un medico, mi prendo anche quindi la responsabilità di dire certe cose, ma soprattutto anche a questo punto non posso essere attaccato come può essere attaccato un medico. Però mi viene da pensare veramente che il buon senso, come dici tu, a volte venga messo da parte. Quindi che poi alla fine questo termine che viene poi anche abusato, viene utilizzato anche impropriamente, quello del complottista. Ma il complottista non è colui che adesso sta andando a scavare, sta cercando di porsi anche dei quesiti, come ci poniamo noi da laici e come invece si pone il medico, in questo caso il dottor Camanna. Ma i complottisti forse stanno dall'altra parte, perché è una cosa che non ha senso. Il fatto di dover perseguire una strada che ha dato degli risultati, perché poi io vorrei anche andare a vedere quelle che sono le ricerche scientifiche fatte sui campioni, perché abbiamo avuto anche modo di parlare con alcuni ricercatori e di Piacenza e anche a livello internazionale, che ci dicono che le ricerche scientifiche su certi farmaci non è che vengano fatte su decine di migliaia o se non di milioni di persone, vengono fatte su dei nuclei di persone, di pazienti molto molto ridotte. Quindi è tutto da mettere in discussione. Purtroppo qui torna alla ribalta la capacità, l'intuizione e a volte anche il coraggio e la caparbietà dei medici. Io mi permetto di dirlo, come è stato nel caso del dottor Cavana, di seguire una certa strada, perché se no io quanti medici ho sentito e durante i miei servizi sanitari e fuori che mi hanno detto: ma io da quel paziente non ci vado perché prima mi dicono di non andarci e poi è pericoloso. Ma stiamo scherzando? Quindi anche qui vedi che ci stiamo perdendo, come dice il dottor Cavana, forse tra qualche anno, facendo un'analisi forse più serena, con la mente più sgombra da tutto, capiremo qualcosa. Oggi come oggi siamo veramente ossessionati da tutto e impauriti. E la paura cosa fa? Ci fa appigliare quello che è un protocollo
e ci ho fatto, ho applicato il protocollo, quindi sono inattaccabile sotto il profilo giuridico. Mi sento di dire questa cosa. Sì, Ma guarda. se posso, io Prego. farei una domanda, ma veramente farei una domanda, ma la faccio poi dopo, a coloro, farei domanda a coloro che dicono questo farmaco non va usato. Gli direi, ma se tu hai la polmonite da Covid, hai 39 di febbre, sei a casa, aspetti di andare in rimazione o lo prendi? E però dovrebbe farmi la risposta sotto giuramento, eh? La prende lui, la sua mamma, sua figlia e sua sorella, ma ne sono sicuro, ma ne Sono sono d'accordo sicuro. con lei. Sono d'accordo con lei. Dottore Fabrizio, mi permetto di dire una cosa. Quando anni fa uscì la questione legata alla defibrillazione precoce, che se si ricorda bene, dottore, era stata un po' anche vista a torto collo, insomma, anche dall'establishment medico, perché si dava l'autorizzazione dei laici di praticare la defibrillazione. Io mi ricordo un ragazzo volontario che era con noi in Croce Bianca, che poi andò a San Matteo di Pavia a lavorare con Viganò, come infermiere, mi disse: ma sai, dice, se io avessi lì un defibrillatore e fossi in grado di attaccarmelo, lui ha estremizzato, no, dicendo questa battuta, oppure io sono in stato di incoscienza, qualcuno me lo attacca, ma subito, anche se fosse il primo che passa per strada. Quindi questo per dire che la novità, qualcosa che arriva, che piomba giù nuovo, spaventa e l'uomo pone subito il cancello, la barriera, osteggia subito qualsiasi cosa che arriva. Poi dopo anni e anni, si è visto invece l'efficacia, adesso senza entrare poi tanto nei termini, ma dell'utilizzo. Quindi in questo caso, come dice lei, questo farmaco, fino a prova contraria, ragazzi, lei ha portato dei casi eclatanti e documentabili, stop, basta, cioè è inutile starsi a porre tanti problemi. Ma se ho capito bene, comunque il dottor Cavanna con la sua metodo Piacenza non ha avuto morti, quindi non ha perso pazienti, mentre gli altri, seguendo esattamente le direttive richieste, invece non hanno avuto gli stessi risultati. Quindi io preferirei farmi curare da un dottor Cavanna che, diciamo, pensa con la sua testa e quindi ragiona. Io non so, quindi mi affido a lui che sa cosa è meglio per me, piuttosto che un dottore, come lo potremmo chiamare, non scribacchino, però meccanico, no? Burocrate, 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 burocrate. brava. Burocrate, perché vabbè, sei morto, ma mi dispiace, io ho fatto quello che mi hanno detto di fare. Che me frega, sono morto. Comunque, ma in Cina com'è la situazione? In Cina? Dottore, lei sa qualcosa della Cina? Tutti ancora la mascherina? Ma io so che la Cina è l'unico paese al mondo dei pochi in cui il PIL sta aumentando. Ecco. No, è che, allora, l'Italia stiamo andando male, la Francia peggio, l'Inghilterra peggio, l'Olanda un paese ricco. Sta andando malissimo, il Belgio va male, la Germania è lì, gli Stati Uniti non parliamone, ma io credo che una riflessione la dobbiamo fare, eh? L'Occidente sta rischiando una crisi sociale spaventosa. La Cina non si dice più nulla, a quanto so io, l'economia sta migliorando, hanno già il vaccino ed è un attimo che mi fermo qui, ma facciamo due conti. Beh, però io ho fatto un po' di ricerche e ho visto che le società che costruiscono materiale per fare le mascherine sono tutte cinesi, sono o 5 o 8, non mi ricordo bene. Comunque sono tutte cinesi, per forza che loro guadagnano qua. Le usiamo in tutto il mondo. Ma poi credo che abbiano molto meno infetti adesso. Loro è come se l'avessero risolto il problema. Ma torno a dire, davvero, OMS blocca l'idroclorochina in tutto il mondo. La Cina lo mette nelle linee guida del suo trattamento. Quindi sono troppe cose che non vanno. Sottolineiamolo in blu come si faceva a scuola. Ascolti, dottore, ma questa ce l'ho qui proprio di traverso. Positivo, perché adesso ci stanno nauseando i mainstream con questa storia del positivo.
ma lo voglio, desidero che lo dica lei. Positivo è per forza uno malato? No, assolutamente no. Ecco, chiariamo questa cosa anche, perché No. stanno facendo un terrorismo psicologico che è incredibile. Ce lo spieghi un po'. No, per fortuna i positivi, la maggior parte, la stragrande maggior parte, non sono malati e non si ammaleranno neanche mai. Poi c'è una fetta che sono positivi, sono hanno pochi sintomi, un po' di febbricolo, un po' di tossina, ed è solo una minima parte di quelle persone veramente malate. Ma se questa minima parte non li curiamo, finiscono tutti in ospedale e una parte muore. Ma allora, essendo molto contagioso, i positivi saranno sempre di più. Se anche una minima parte, se io ho una minima parte, ho il 5% su 100, ma sul 5% su 10.000 o 50.000, beh, diventano tanti. Quindi io devo concentrarmi su questa minima parte e curarli precocemente fuori dall'ospedale. Altrimenti gli ospedali saranno ancora una volta occupati in buona parte da Covid. Quindi, più che andarci a dirci positivi, positivi, devo dire, allora, sui 10.000 positivi, 1.000 sono malati o 500 sono malati. Curiamoli come dobbiamo farlo, precocemente, evitando che si aggravino. E questa è la strategia che poi è l'uovo di Colombo, ma non viene fatta. Aspettiamo che maturino, che arrivino in ospedale, e poi apriamo le rianimazioni, aumentiamo i posti letto, però mancano gli anestesisti, ma mi sembra una cosa No. veramente medievale come mentale, come risposta. Diventano dei lazzaretti proprio nel vero senso della parola, una cosa manzoniana, eh? Sì, ma se fossimo in una guerra l'avremmo persa subito, come questa strategia, l'avremmo persa subito. Ma secondo lei, dottore, siccome c'è questa task force di scienziati e questo che lei sta dicendo mi sembra una cosa molto ovvia, no? Che lei dice, ma secondo lei come mai tutti questi scienziati non hanno prodotto queste riflessioni che stiamo facendo noi, che sta facendo lei? È possibile che non ci arrivino? Guardi, questa è la domanda che mi faccio ogni giorno e me la faccio talmente volte che, sa, poi da persona normale dico, probabilmente sbaglio tutto io, perché se queste menti eccelse non arrivano a dire, probabilmente ho sbagliato io. Poi vedo Rossi, Negri, Bianchi, Anselmo, Maria, Giovanni, che erano lì che non respiravano più, che avevano la broncopolmonite, stanno bene, mi dicono, sa che dopo 2 giorni di sclerochina io stavo meglio, non riuscivo a alzarmi, camminavo, dico, ma forse allora questi qui, Rossi, Giovanni, Anselmo, Giovanni, Maria, esistono veramente, sono in carne e ossa, sono esempi. Guardi, c'è da dire che una parte di grandi scienziati non ha mai visto un malato, che parlano di Covid, hanno visto le cose sulle carte, ma si chiedessero, lei quanti malati di Covid ha curato? E uno comincia a grattarsi la testa, perché non ne hanno visti, perché un conto è la teoria del virus, come si trasmette, dov'è, eccetera. Un conto è ancora il malato di Covid. Guardate che all'ospedale di Piacenza, come a Lodi, come a Cremona, credo, Piacenza sono sicuro, ortopedici, cardiologi, internisti, chirurghi, hanno tutti curato Covid perché avevamo 500 posti letto, con Castel San Giovanni tutto Covid, quindi altri centinaia di posti letto, erano tutti malati Covid. Lì la gente, l'esperienza se l'è fatta direttamente, ma chi stava nelle scrivanie con i libri davanti leggeva cos'era il Covid, ma non vedeva in faccia i malati, non capiva i loro problemi, non vedeva il dramma che queste persone qui morivano da soli in ospedale e i parenti non li vedevano mai più e davano in un sacco nero dalla spazzatura ciò che restava dei loro vestiti. Questi sono i drammi che ho visto io. E che ha visto tanti miei colleghi, ma questa gente qui che scrivono le linee guida, le ha mica mai viste queste cose, altrimenti ci penserebbero. Dottore, ecco, un passaggio che lei sta facendo, Fabrizio, io su questo te ne avevo anche già parlato, cioè il dramma sociale, il dramma delle persone che non hanno più potuto vedere, neanche dare l'ultimo saluto ai propri cari. E questo ha toccato l'animo di tutti, questo, perché poi non abbiamo mai capito, anche qui, e le chiediamo cortesemente se ce lo può spiegare.
il perché non hanno potuto più vedere neanche i loro cari, naturalmente munendosi di tutti quelli che sono i DPI, quindi i dispositivi di protezione individuale, su una persona, mi corregga se sbaglio, che una volta che è deceduta non so quale potere contagioso possa avere nei confronti di una persona che si avvicina munita sempre di DPI. Non parliamo di un batterio, di una spora, parliamo di un virus, comunque sia. Non sono un farmacologo, non sono un virologo, non sono uno scienziato, però il buon senso mi fa capire, dopo aver parlato anche con qualche ricercatore, che c'è qualcosa che fa acqua, il fatto di non aver potuto vedere i loro cari nella composizione della salma. Questo è un passaggio che credo che anche questo sia oggetto molto di riflessione. Io su questo le volevo chiedere il suo parere. Il mio parere è di aver vissuto e stiamo rivivendo, perché stiamo rivivendo una situazione che gli esseri umani hanno mai visto nei periodi più bui della loro storia, perché anche durante le guerre, quando si fucilavano i prigionieri, si facevano andava il prete a dare l'estrema unzione e andava un parente forse a dargli l'ultimo bacio, e poi venivano fucilati, no? Li vedevamo nei film di guerra. In Certo. questa situazione qui le persone, i parenti non potevano più entrare, non potevano più entrare proprio per le normative vigenti che venivano messe in atto, e quindi se si faceva qualche eccezione facendo vestire i parenti con i mezzi di protezione, con i dispositivi, si faceva in un certo senso violando quelle che erano le regole. E quindi le regole erano ferree, come ora, anche adesso, sono tornate ad essere vietate le visite in ospedale. E devo dire, già tocchiamo con mano che alcuni malati anziani rifiutano il ricovero perché io non vengo, perché non posso, nessuno può venirmi a vedere. E il malato anziano, quando è ricoverato, che non ha vicino un parente, davvero si disorienta e rischia di vivere molto male gli ultimi giorni di vita. Quindi è una situazione drammatica del dramma che solo chi l'ha vissuto lo può dire. Perché guardate, parliamo di cose vere accadute. Una donna della Valnure, siamo andati a visitarla a casa. Questa donna, che era gravemente malata, per fortuna ne è uscita, aveva il marito morto un mese prima e non sapeva più nulla della sua salma, non solo di come, non sapeva più nulla del funerale. Fa: mio marito, non so che fine ha fatto, so che è morto, ma non so quando faremo il funerale, non so nulla. E si metteva a piangere disperata, povera donna. Queste sono realtà che abbiamo vissuto non nella foresta equatoriale, ma nella civile avanzata Italia, capite? Questi sono i drammi che solo le persone che li hanno vissuti hanno dentro il loro cuore. E sono drammi davvero enormi, enormi. Io quando scendevo la sera, che tornavo dopo essere stato sul territorio, che passavo in ospedale a cambiarmi e scendevo giù dalle scale e passavo davanti all'emergenza sanitaria 3, che era la zona dove erano i malati in fase avanzata e terminale, c'era sempre diverse persone che piangevano e cambiavo strada perché voleva dire che qualcuno stava morendo o era già morto. E poi mi giravo indietro e appeso sulla scala c'era scritto: andrà tutto bene. Più di una volta ho avuto la voglia di andare su e toglierlo quel telo, perché come andrà tutto bene con della gente disperata che piangeva lì? Questa è la realtà che vivevamo, che abbiamo vissuto. Grazie. Certo. E quindi ho pensato se oggi, che ne so, mia sorella che vive in Italia, gli fanno il test ed è positiva, cosa le consiglierebbe di fare? Guardi, se non ha sintomi, deve stare isolata, ma non fare nulla. Se comincia ad avere febbre, tosse, chiamare il medico di famiglia va sempre avvisato, che attiva l'USCA. Noi sul nostro territorio abbiamo diverse squadre e vanno rapidamente a vederla. Poi,
non c'è, diciamo, l'idrossiclorochina, ma ci sono antibiotici comunque efficaci che si possono dare e si danno. E vedo che comunque funzionano, perché abbiamo diverse persone in cura e stanno comunque meglio. E in più viene tenuto in controllo stretto, viene curata e tenuto in controllo stretto, se avesse bisogno di aggravamento viene subito ricoverata. Quindi, ma ci sono possibilità, grosse possibilità di morire come fosse l'Ebola oppure si può guarire? Oggi abbiamo grosse probabilità di guarire. Oggi, adesso, le forme che vediamo a casa, anche sintomatiche, hanno un'evoluzione migliore rispetto a... sono forme più leggere, ecco, più leggere rispetto a ciò che abbiamo visto marzo-aprile. Ok, quindi potremmo dire ai nostri amici italiani, insomma, di non stare spaventati, di seguire le istruzioni dei dottori, che oggi sicuramente agitarsi peggiora sicuramente la situazione e comunque non si va a morire, a meno che uno non ha diverse patologie pesanti, che allora magari può andare a influire, giusto? Giustissimo, ecco il messaggio da dire che a volte, forse per chi crede o per chi non crede, magari è il caso, ma sembra che la Divina Provvidenza ci venga in aiuto, perché ci hanno tolto un farmaco, ma ci troviamo una malattia meno aggressiva. Questa è l'impressione che condivido con gli altri colleghi. Io, guardi, negli ultimi 10 giorni ho almeno visto, ho sentito... 7-8 persone sintomatiche con febbre, tosse, che prendono terapia a base di cortisone e di antibiotici che comunque migliorano. E poi c'è tutta la grossa fetta di persone positive, ma che non hanno sintomi o sintomi modesti, in cui prendono solo un antipirettico e basta. Quindi, ora come ora abbiamo armi in meno, ma il nemico è meno cattivo. Meno Perfetto. male. Beh, Ci meno male. siamo fatti un vaccino automatico, Forse diventando sì, forse sì. è quello. E ci siamo No, ecco. immunizzati così e soprattutto dobbiamo allora a questo punto, cioè pensate, gente, pensate che dobbiamo fare la raccolta di firme per introdurre un farmaco salvavita. Cioè, questo è l'assurdo. Ma in Cina lo usano, Ho quindi no, ho facciamo capito. leva, no? Certo, allora andiamo a chiedere ai cinesi di firmare anche per noi. Sono in tanti. Sono Sono in appunto, sono in tanti. tanti, quindi sicuramente ci danno una mano. C'è una domandina. No, beh, una domandina che forse adesso è anche superata. Beh, Cioè, però. inizialmente era, almeno non so se sono informata bene, anche il discorso di fare le autopsie era stato sconsigliato. Ma io mi chiedo nella mia ignoranza. Davanti a una malattia nuova, sempre quando non si sa perché una persona è deceduta, si cerca tramite l'autopsia di scoprire determinate Lombroso insegnava nella medicina legale. dinamiche. E a questo punto mi chiedo, siamo di fronte, sempre la famosa gruppo di grandi scienziati di Roma e dintorni, ma mi chiedo come mai hanno sconsigliato le autopsie? C'era un motivo serio per sconsigliarle? Allora, le autopsie, guardi, negli istituti di anatomia patologica c'è scritto proprio qui la morte insegna la vita. Frase sintetica ma molto significativa, Molto efficace. molto efficace. Allora, dalle autopsie davvero si impara tantissimo. Per Covid non solo venivano sconsigliate, erano vietate, secondo me erano proprio vietate da... Addirittura vietate. Sì, e tant'è che il motivo era per il timore della contagiosità di che il virus contagiasse gli operatori che facevano l'autopsia. D'altro canto, bisogna osservare che se una persona fa l'autopsia con gli adeguati dispositivi, non è che si contagia. C'è stata una polemica notevole nel nostro paese perché alcuni centri volevano comunque fare le autopsie e devo dire che è
è proprio attraverso le autopsie che abbiamo capito la trombofilia che avevano questi pazienti. Scusate il termine un po' medichese, ma è che No, questi malati è qui chiaro, è chiaro. producevano trombi e da lì il discorso delle eparine, degli anticoagulanti. Poi l'autopsia è chiaramente davvero. Ma io questo lo dico con molta umiltà, no? Io ho molto rispetto delle istituzioni, però le autopsie venivano vietate, se non ricordo male, dalla Santa Inquisizione, venivano vietate in un periodo buio delle storie degli uomini. E quindi Quindi lei sta dicendo che siamo siamo tornati tornati al al periodo periodo buio. buio. E Lo dico sì, io, non lo dica lei se vuole, lo dico io. no, ma davvero fa riflettere anche questo, fa Fa riflettere anche questo. riflettere. Sì. Fa riflettere anche questo. Io non so, Bene. Fabrizio, non so se avevamo parlato col professor Tarro all'inizio della storia dell'autopsia, non mi ricordo perché Io sì. abbiamo, mi sembra che ne avessimo parlato comunque se non con lui. So che ne abbiamo parlato con qualcuno, e in effetti era emersa questa cosa, cioè questa forte perplessità, fortissima. C'è addirittura chi mi ha detto, non mi ricordo il nome, non è che non lo voglio fare, perché se ci sono le registrazioni il nome c'è, ma ha detto, ma guarda, quando il paziente comunque è deceduto, questo tipo di virus muore con il paziente, quindi non può. Non c'è esalazione, non c'è trasmissione, non ci sono goccioline che vengono espettorate dal paziente. Quindi, e poi comunque, come dice il dottor Cavanna, gli anatomopatologi lavorano bardati in tal maniera per cui non dico che sia impossibile, ma è molto improbabile che vengano a contatto con liquidi o aerosol emessi da un cadavere che non può più emettere nulla, Ma almeno a livello di aerosol. comunque la Scusa, prego. dottoressa Se... Gatti, comunque la dottoressa Gatti, se non mi sbaglio, ha regalato una maschera di quelle con il tubo che prende l'aria dall'esterno, dall'altra stanza, quindi lì non c'è la possibilità di contagio, perché chiude tutto, e l'ha regalata, non mi, se mi sembra, a Bergamo, a Brescia, non mi ricordo, all'ospedale, proprio per fare le autopsie, per avere qualche pezzo, insomma, da analizzare, ma non l'hanno usato, Quindi purtroppo. rimaniamo con un forte dubbio e un quesito perché non hanno autorizzato le autopsie. Almeno io mi sento di dirla questa cosa proprio perché non sono neanche titolato a livello di, non sono uno scienziato, un medico, un anatomopatologo, però il dubbio, perdonatemi, ma mi viene. Quanti ne avremmo potuti salvare? Ecco, dico questo. Se fossimo arrivati a capire subito, quasi subito, cosa stava succedendo. Certo. Ecco, io Bene. volevo fare una domanda dal mio punto di vista di ignorante in cose mediche. Ho sentito parlare della teoria della protezione di gruppo, come si chiama, di quando tanti vengono quindi vaccinati in maniera Immunità di diversa. Immunità gregge. di gruppo. Sì, non mi piace di gregge perché il gregge di solito sono le pecore, quindi non credo che gli italiani sono dei Aveva pecoroni. Quindi chiamiamoli gruppo. Però ecco, volevo sapere, per quanto riguarda questa protezione e per quanto riguarda il vaccino, c'è una correlazione? Siamo in questo momento, visto che ci sono tante persone positive ma asintomatiche, quindi stiamo andando in questa direzione, quindi stiamo facendo un autovaccino praticamente, che sicuramente è meglio del vaccino se e quando arriverà. della chimica. Sì, però sono tante le persone positive, ma sono in proporzione rispetto alla popolazione generale, sono ancora troppo poche per avere una immunità così di gruppo e quindi dovrebbero essere molto di più le positive, almeno nel personale sanitario, che è quello più esposto nella realtà della mia realtà. Pensavamo che fossero molto di più, ma abbiamo trovato un 20% del personale che ha gli anticorpi. In altre realtà, ad esempio, so che lo Spallanzani di Roma sono una percentuale molto molto più bassa, forse perché si proteggevano meglio.
prima di arrivare ad una immunità di gruppo, deve essere una percentuale molto più elevata di immunizzati. Poi c'è il problema, ancora un po' insoluto, perché, e lo vediamo anche qui a Piacenza, proprio nel personale sanitario, che alcune o molte persone che hanno gli anticorpi, poi col tempo tendono a perderli. Quindi questo virus è un virus nuovo e abbiamo dei punti ancora bui da capire meglio. E ho visto dei report di ricerca che dicono se anche se un paziente perde gli anticorpi, cioè non ha più gli anticorpi, però restano le cellule linfatiche memoria, cioè il sistema immunitario ha immagazzinato la memoria del virus e quando viene a contatto sviluppa subito una risposta come se fosse vaccinato. Però sono punti ancora da chiarire meglio. Comunque il corpo umano è veramente eccezionale, dottor Cavanna, cioè si organizza tutto. Il sistema immunitario è affascinante perché poi probabilmente ha a che fare anche non solo con le malattie infettive, ma con i tumori e anche con le malattie degenerative, perché sembra che alcune malattie come la sclerosi multipla o addirittura anche l'aterosclerosi abbiano una componente autoimmunitaria. Quindi è veramente affascinante. Come parte dello studio, l'immunologia è veramente bella. Grazie, grazie. Fabrizio, cosa dici? Andiamo In ai chiusura. saluti? Sì, cioè, beh, a me piacerebbe parlare ancora tantissimo col dottore perché Un'altra puntata. mi riempie di conoscenza e quindi insomma io sono proprio ignorante e mi faccio 100 domande, però giustamente possiamo farlo un po' per volta magari. Guarda che è bello essere ignoranti perché così, essendo ignoranti, impariamo. Tutte le volte che noi conosciamo qualcuno, impariamo qualcosa. Quindi Esatto. immagazziniamo nel nostro hardware che non finisce mai di accumulare informazioni, non, ha una memoria infinita il nostro hardware, il nostro cervello. Comunque il lavoro dei dottori in generale è un lavoro molto bello, molto di buon senso, come piace dire a me, perché aiutano gli altri e quindi dovrebbero sempre ricordarsi di fare veramente il massimo. Per aiutare le altre persone con la propria integrità in base a quello che hanno studiato, perché magari non è che hanno studiato tutto, quindi però possono mandare il paziente dallo specialista e quindi per fare una diagnosi più precisa. Quindi secondo me bisogna avere fiducia dei dottori anche in un momento come questo e magari saper scegliere i dottori giusti. Allora, su questo apriremo magari un'altra puntata con la bontà e la disponibilità del dottor Cavanna, perché sicuramente ci potrebbe stare. No, volentieri, se posso, Prego. lo dico con la lingua del nostro amico di Miami, caring for every patient, learning from every patient. Questa è la massima dell'ASCO, l'American Society Clinical Oncology, dire cura ogni malato, abbi cura di ogni malato e impara da ogni malato. I malati ci insegnano sempre tanto. Noi dobbiamo ascoltarli che impariamo ogni giorno dai malati. Certo. Grazie dottore, con questa frase veramente ci lascia una bel tono, una bella immagine, una bella luce di positività. Un'altra Grazie a voi. frase, che ho imparato dal dottore stasera e che io condivido moltissimo è che il futuro ci darà la Ah sì, risposta. certo. Di questo ne sono certa, ci vuole solo il tempo è galantuomo. Grazie, dottor Cavanna. Grazie. Grazie tantissimo agli Tutti. amici. Salutiamo gli amici americani di Radio Italiana in Florida, i nostri ascoltatori di Spazio Tese. E alla Alla prossima. prossima puntata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Grazie, arrivederci.